La Masters Cup 2022 targata RG non disattende le aspettative. Emozioni, battaglie e abbracci sinceri caratterizzano una piacevole domenica di motorsport. Dopo la fine del campionato RG, culminato con il trionfo di Vincenzo Soriano, la Masters Cup diventa un'importante occasione per gli altri piloti per mettersi in mostra e togliersi qualche soddisfazione rimasta nel cassetto durante l'anno. Un'opportunità anche per fare le prove generali in vista del prossimo campionato, che si preannuncia altrettanto stimolante e competitivo. Un'edizione molto particolare che ha visto i piloti impegnarsi in pista senza zavorre. Nella categoria Light, dunque, dopo varie penalizzazioni inflitte nel postgara, a trionfare è Michele Riccio, che con 85 punti si piazza in testa nella classifica assoluta. Può festeggiare come anche Clemente Bifulco. I suoi 80 punti gli hanno permesso di vincere nella categoria Heavy. Le qualifiche della categoria Light vedono Michele Riccio, campione in carica della categoria RG1, chiudere davanti a tutti in pole position. Alle sue spalle seguono Viglione e Picardi. Nessuna sorpresa anche nella categoria Ivi. Nei 10 minuti dedicati alle prove di qualifica, il più veloce in pista è stato Vincenzo Soriano. Seguono Bifulco, Liccardo, Nicolò Zullo e Ferocino. In gara 1 Light il più veloce allo sprint è il solito Riccio. Molto bene anche Matarazzo, che alla partenza si catapulta in seconda piazza. Degno di nota anche lo start di Giaquinto, che dall'ultima casella in griglia si ritrova fin da subito coinvolto in una accesissima bagarre per l'ultimo gradino del podio, che vede protagonisti anche Viglione e Picardi. Intorno al sesto giro, lo stesso Viglione, nel tentativo di sopravanzare Picardi, finisce sull'erba e impantanato e costretto al ritiro. Ne approfitta dunque Picardi, che si prende il terzo posto e non lo lascerà fino al termine della gara. Le posizioni si cristallizzano e Riccio non può che festeggiare la meritata prima vittoria di giornata davanti al comunque ottimo Matarazzo. Emozione e sportività sono queste le parole che meglio sintetizzano gara 1 della categoria Ivi. Fin dalle prime curve Niccolò e Soriano fanno a sportellate per il primo posto. A metà gara poi al duello si aggiunge anche il pluricampione Bifulco. Tra giochi di sci e controsorpassi ad avere la meglio è Niccolò, che a due giri dal termine si piazza davanti Soriano e conquista la vittoria di gara. Bifulco chiude terzo, fuori dal podio troviamo invece Liccardo, Zullo e Ferocino. In gara 2 Light, determinante per la vittoria della Masters Cup, accade letteralmente di tutto. Al secondo giro Picardi e Giannattasio sono attori di uno sfortunato fuoripista. I loro kart rimangono sull'erba e sono costretti al ritiro. Al termine della bandiera gialla sventolata dai commissari di gara, ad approfittarne è ancora una volta il velocissimo Michele Riccio, che si incolla agli scarichi di Matarazzo per poi superarlo in un paio di tornate. Il ritmo del pilota Sor Car è irresistibile ed è lui a tagliare il traguardo prima di tutti. Matarazzo chiude secondo, mentre il redivivo Viglione deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Seguono Giaquinto e Liberale. Nella gara 2 della categoria Ivi tutte le attenzioni sono ancora una volta dedicate al gruppo di testa. Se nelle retrovie Ferocino, Zullo e Liccardo sono autori di una gara solida ma poco aggressiva, lo stesso non si può certamente dire per il trio composto da Bifulco, Niccolò e Soriano. I tre infatti sono protagonisti di una gara spettacolare, che si chiude al cardiopalma. Si alternano quasi regolarmente al comando della gara, ma lo strappo decisivo arriva alla fine. Bifulco e Niccolò allungano su Soriano e arrivano praticamente in coppia sul traguardo. A spuntarla per questione di millesimi è Clemente Bifulco, perfetto nella gestione gara e che ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo nei momenti che contano. Si chiude così un'emozionante edizione della Masters Cup 2022. Nella categoria Ivi a portare a casa il trofeo come primo della classe è Clemente Bifulco, che si piazza davanti a Niccolò e Vincenzo Soriano. Nella categoria Light invece a trionfare è il già citato Michele Riccio. Alle sue spalle devono accontentarsi del secondo e terzo posto rispettivamente Matarazzo e Giaquinto. Si chiude dunque così un'altra bellissima stagione targata RG. Ora organizzazione e piloti si godranno il loro meritato riposo in attesa di ritornare più forti di prima il prossimo anno. Quello del 2023 infatti si preannuncia un campionato con tante sorprese e novità. Per l'anno prossimo farò squadra con Domenico Viglione, quindi vediamo di lottare sia per il campionato piloti che per il campionato team.